Lago d'Idro, Passo Baremone, Giogo del Maniva, Lago d'Iseo. Queste sono le strade di Red in questo nuovo video. Vedrete una delle strade più suggestive che abbiamo qua nelle nostre Alpi e la vedrete attraverso la moto che è qua alle mie spalle, la Transalpa 2023. Abbiamo imparato a conoscerla, l'abbiamo vista per la prima volta durante ICMA 2022, l'abbiamo provata durante la presentazione internazionale in Portogallo ad inizio anno, l'abbiamo rivista poi nella nostra comparativa destinata alle medie con ruota da 21. Beh, insomma, oggi ci permette di vivere una delle strade più iconiche e rappresentative delle nostre Alpi. Partiremo da Anfo, provincia di Brescia. Noi abbiamo fatto l'autostrada per raggiungere questo luogo e questo ci ha permesso anche di rivivere un po' le sensazioni di questa moto durante il trasferimento autostradale. Grande protezione aerodinamica, ottimi consumi, la moto a velocità codice è circa 4500 giri o poco di più, quindi assolutamente confortevole e gradevole. Lungo la sponda occidentale del lago d'Idro avremo anche l'occasione di scorgere qualcosa riguardo da Rocca d'Anfo, ovvero la fortificazione napoleonica più grande d'Italia. Naturalmente con un po' di tempo sarebbe interessante visitarla, organizzano visite guidate. Se avete tempo e voglia, forse vale la pena fermarsi per un'occhiata. Ma noi invece non abbiamo così tanto tempo, abbiamo una gran voglia di vivere la strada che ci porterà fino poi al lago d'Iseo, quindi proseguiremo verso l'imboccatura della strada che ci porta al Baremone. Questo è uno spettacolo davvero incredibile. Certo, quelli che hanno un po' di vertigini potranno soffrire qualcosina, perché effettivamente il ciglio della strada è decisamente poco protetto, però ragazzi, qua non me la vedo. Qui dovete fermarvi, dovete venire assolutamente qua, è imperdibile. Bello, bello, ma andiamo avanti, il Giovo del Maniva ci aspetta, ci attende, quindi andiamo. E che bella giornata, sole spettacolare, siamo arrivati qui al passo Baremone. Per arrivarci abbiamo percorso una strada non tanto lunga, in verità pochi chilometri, meno di una quindicina, molto stretta, a tratti anche un po' rotto l'asfalto, un po' frastagliato, e non è certo la strada su cui scatenare potenze cavalli, però da un punto di vista naturalistico è molto bella, molto piacevole, c'è una vegetazione molto fitta e a tratti si vedono queste rocce, così come avete visto, un po' frastagliate, un po' rotte, davvero davvero bello. Qua siamo arrivati dove c'è il rifugio Baremone e che dire, la moto si è comportata decisamente bene, visto che la strada è stata così, diciamo, lenta e ha messo in luce un'attitudine molto molto buona nel percorrenze a bassa velocità, con la frizione in mano, tutti i comandi sono al loro posto, la moto ti consente di goderti la strada senza grossi pensieri. Anche le sospensioni funzionano decisamente bene, una scorrevolezza che sullo sconnesso funziona alla grande. Insomma, anche qua è impossibile non fermarsi per godere di questo panorama davvero davvero unico, spettacolare. E poi guardate là, c'è una strada serrata che porta probabilmente al bivacco Titasecchi. Qui le possibilità veramente di esplorare sono davvero infinite, meriterebbe ogni piccolo angolo, meriterebbe un pochino così di tempo in più per poter visitare tutto quello che c'è da vedere.
Arrivati. Siamo arrivati al Giogo del Maniva, famosa località sciistica che si trova a circa 1900 metri di altitudine ed è qui è il paradiso. Siamo veramente in cima al mondo, guardate, spettacolo. Si vedono tutte le Alpi, è veramente un luogo meraviglioso. Essendo quindi una località sciistica, ci sono diverse strutture ricettive e quindi insomma è possibile qua organizzarsi per un buon pranzo. Ci andremo fra poco, ma prima vi racconto com'è andata la strada. Molto 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 bella dal punto di vista proprio della strada in sé. Chiaramente si tratta di un percorso che intervalla anche tratti sterrati col sasso piantato. Ci vuole sicuramente una moto un pochino adatta anche a sopportare questo tipo di terreno. In questo senso la Transalp è perfetta per vari motivi. Il primo è la ciclistica, che funziona molto bene proprio anche quando viene guidata così morbidamente a una velocità blanda, e poi anche per il motore, che comunque conferma di essere un vero burro. L'erogazione che predilige un po', se vogliamo, gli alti regimi, in questo caso non viene presa in esame, non viene, come dire, utilizzata, ma tutta questa bontà di coppia che si trova sotto è davvero preziosa. È arrivato il momento di mettersi a tavola e andremo là a mangiarci giusto qualcosina per rifocillarci e per così vivere un po' anche delle tipiche pietanze di montagna. Alta montagna chiama polenta, eccola qua, che meraviglia! Veramente, veramente qualcosa di prezioso e goloso. Beh, insomma, avete visto dove vi abbiamo portato? Là in fondo si intravede il lago, che dovrebbe essere il lago di Garda addirittura. Poi quella invece è la strada sterrata che ci ha condotto lì al Maniva. Oggi c'è una grande visibilità e quindi è stata anche una bella fortuna. Ma voi organizzatevi, venite in questi posti, ne vale davvero la pena. Siamo ripartiti quindi per la prossima tappa, ovvero Croce Domini, il passo Croce Domini, però prima di arrivare là vi porto a vedere una particolarità di questo luogo. E sulla strada che porta dal Maniva al Croce Domini, siamo circa 9 km da Croce Domini, oltre ai vari laghetti davvero carini e interessanti che meriterebbero anche magari qualche passeggiata, c'è questa chiamiamola attrazione, i due antennoni della ex base NATO, che è stata operativa dal 1968 fino al 1995. Passo Croce Domini, siamo arrivati dopo un percorso in parte sterrato, strade bianche, siamo arrivati qua, siamo a sud del parco dell'Adamello, e un territorio particolare perché è il punto d'incontro di tre valli, la Val Camonica, Val Trompia e la Val Sabbia, quindi punto strategico anche nei tempi che furono. Oggi è teatro di incontro di motociclisti, vedete qua alle mie spalle c'è il rifugio, naturalmente pieno zeppo di appassionati motociclisti, e noi siamo arrivati qua. E come si è comportata questa Transalp in questo tratto? Bene, primo pezzo che era abbastanza guidato, veloce, più ampio, consentito quindi di sfruttare un pochino di più il motore, divertirsi nella guida, sempre con un occhio però attento ai piccoli sassolini che possono presentarsi lungo la strada, per poi arrivare sul pezzo sterrato. Qui, grazie anche alla complicità delle gomme tassellate e della mappa gravel, che però in certi casi è forse un po' troppo conservativa,
siamo riusciti brillantemente ad arrivare in sicurezza qua al rifugio, e quindi insomma non ho trovato nessun tipo di difficoltà. La moto si è comportata molto bene, conferma tutte le qualità di cui vi abbiamo parlato anche negli altri video, che se non avete visto vi rinvito a rivedere. Non ci resta quindi che riprendere la moto, andare verso valle, verso il lago di Iseo, e dove si concluderà questo piccolo grande viaggio davvero davvero bello. Siamo arrivati quindi sul lago di Iseo, nostra meta finale. Una strada abbastanza normale, senza particolari velleità, ma comunque siamo arrivati qui. Il lago di Iseo, una località molto nota dal punto di vista turistico. A questo punto cosa fare? Beh, noi torneremo alla base, ma se qualcuno di voi volesse invece da qua poi ripartire, si può tranquillamente andare verso nord e fare il passo del Tonale, oppure altre strade. Anzi, voi stessi indicateci le strade che vorreste vedere qua in questa rubrica di Roads, noi esploreremo per voi, faremo dei giri sicuramente inebrianti. Quindi continuate a seguirci, scriveteci nei commenti, e io vi saluto, vi rimando al prossimo video. Ciao!